Vi siete mai chiesti perché i poliziotti vedono criminali anche laddove non ci sono, il che li porta spesso ad abusare del proprio potere? Perché vi guardano in cagnesco, vi scrutano come se steste nascondendo qualcosa di illegale e a volte se la prendono con persone che non hanno commesso alcun reato fino a perquisirle, a portarle in questura e magari poi scusarsi dicendo oh, si è trattato di un equivoco, ma in fondo continuano a nutrire sospetti. Questo fenomeno ha una spiegazione scientifica che è stata messa in luce una volta da un gruppo di ricercatori. È stato fatto un test su un gruppo di persone, un test apparentemente assurdo. I volontari dovevano guardare uno schermo nero su cui di tanto in tanto lampeggiavano dei puntini. In prevalenza si trattava di puntini di colore blu, gli altri erano viola. Ve ne erano infine alcuni con una sfumatura tra il viola e il blu. Ogni soggetto doveva dire che colore vedeva e poteva rispondere solo in due modi, o blu oppure non blu. Ad ogni persona sono stati fatti vedere ben 1000 punti. Semplice, vero? In realtà le implicazioni di questo studio avrebbero sconvolto il mondo, perché hanno spiegato meglio di qualsiasi altra ricerca accademica gran parte delle cose che ci circondano. I ricercatori scoprirono che quando accendevano i puntini blu, i soggetti distinguevano con precisione quali erano blu e quali no. Ma appena diminuivano il numero di puntini blu e aumentavano quelli con sfumature viola, i soggetti iniziavano a scambiare il viola per il blu. Sembrava che i loro occhi si fossero abituati al blu a tal punto da confondere i colori e a vedere il blu anche laddove non era presente. In pratica, senza accorgersene, i volontari continuavano a cercare una certa quantità di puntini blu, a prescindere da quanti ce ne fossero realmente. Questa ricerca è stata chiamata con un nome davvero complicato, cambiamento di concetto indotto dalla prevalenza, ma visto il nome orrendo, noi lo potremmo chiamare anche effetto puntino blu. Non paghi dei risultati già di per sé stessi incredibili, gli scienziati andarono avanti e sottoposero le persone a un'ulteriore fase del test. Mostrarono una serie di volti con espressioni minacciose, amichevoli o neutre. All'inizio mostrarono solo quelle minacciose, poi, come nel caso dei puntini blu, via via che l'esperimento andava avanti, le diminuirono e si verificò lo stesso effetto di prima. Meno facce minacciose mostravano ai soggetti, più questi iniziavano a scambiare le espressioni amichevoli o neutre per minacciose. Terzo e ultimo step dell'esperimento, i ricercatori fecero leggere ai pazienti delle proposte di lavoro. Alcune erano disoneste e riguardavano affari loschi, alcune erano oneste, altre erano una via di mezzo. Anche in questo caso i ricercatori incominciarono a mostrare prima le offerte disoneste, dopodiché le diminuirono per gradi. E scattò l'effetto puntino blu. Le persone incominciarono a prendere proposte onestissime per disoneste. Mi sembra di ricordare mio padre, che era direttore di banca. Abituato a vedere gente che si presentava davanti a lui per chiedere soldi, spesso con l'intenzione di non restituirli, lui vedeva in tutti quanti un potenziale imbroglione. Era esperto in dietrologia anche su parenti e amici. Tutti, a suo dire, studiavano il modo per fregarlo. La sua abitudine lavorativa rivolta a scovare i puntini blu, ossia i clienti disonesti, lo ha portato una vita a vedere blu anche laddove era viola. Uno dirà, è l'abitudine, non ci si può fare nulla. Se per una vita hai a che fare con delinquenti, te li sogni anche la notte. E se per natura sei abituato a guardarti le spalle, lo farai anche se sei a Disneyland. Ma questo equivoco può contenere delle implicazioni incredibilmente destabilizzanti per tutto. Se la polizia, abituata a controllare il rispetto delle regole, si trovasse di fronte a poche infrazioni, potrebbe iniziare a vederne anche laddove non ce ne sono. E lo stesso avverrebbe con le unità di crisi deputate al controllo degli illeciti. Insomma, le istituzioni inizierebbero a vedere delinquenti anche dove non ce ne sono. In sostanza, l'effetto puntino blu suggerisce che più cerchiamo minacce, più ne vediamo, a prescindere da quanto sia sicuro e tranquillo l'ambiente intorno a noi. Ed è quello a cui stiamo assistendo nel mondo odierno. Cosa sta succedendo? Che i genitori trovano spesso da ridire nei confronti degli insegnanti dei loro figli e stanno puntualmente sul punto di querelarli per maltrattamenti. Che le ragazze vedono stupratori ovunque. Che i bambini che un tempo giravano tranquilli nei giardini oggi vengono messi in guardia dai pedofili. Insomma, viviamo in un mondo di pericoli quando i pericoli sono sempre esistiti, anzi un tempo erano superiori. Una volta aver subito una violenza significava che qualcuno ti aveva fatto fisicamente del male, e male forte. Oggi molti utilizzano la parola
parola violenza per una frase che li ha messi a disagio o addirittura la sola presenza di una persona che non sopportano. La parola trauma si usava unicamente in relazione a un'esperienza così grave che la vittima faticava a riprendersi. Oggi abbiamo scoperto tutti di avere almeno un centinaio di traumi infantili o dell'adolescenza. È l'effetto puntino blu. Più la situazione migliora, più ravvisiamo minacce dove non ce ne sono e più ci arrabbiamo. È il fulcro del paradosso del progresso. Nell'Ottocento, Émile Durkheim, fondatore della sociologia, si chiese: e se non esistesse la delinquenza? Se nascesse una società in cui sono tutti rispettosi, pacifici e uguali agli altri? Se non esistesse la corruzione, cosa accadrebbe? Diventeremmo tutti felici e contenti e torneremmo al paradiso terrestre? No, amici, la risposta è no. A suo avviso, più una società diventa etica e agiata, più la nostra mente ingigantisce le piccole inadeguatezze. Se gli uomini smettessero di ammazzarsi tra loro, non è detto che ci sentiremmo meglio, semplicemente ci incazzeremmo per altre cosucce. Ecco perché, dice anche Mark Manson in un libro il cui titolo è tutto un programma, siamo fottuti ma forse c'è ancora speranza, proteggere le persone dai problemi e dalle avversità non le rende più felici e serene, le rende più facilmente insicure. Se un ragazzo viene protetto da difficoltà e ingiustizie, da grande troverà intollerabili le minime scocciature della vita adulta e a riprova di questo farà scenate infantili in pubblico. Scopriamo allora che le nostre reazioni emotive ai problemi non dipendono dalla gravità del problema. Semplicemente la nostra mente amplifica i problemi per adeguarli al livello di stress che pensiamo di dover provare. Sono proprio le esatte parole di Mark Manson. Un detto popolare dice: chiodo scaccia chiodo. Tolto un problema ne arriva un altro. Come quando devi correggere un testo, all'inizio ti accorgi solo degli errori più macroscopici, ma via via che prosegui nella correzione e purifichi la lettura dagli errori più grossi, ne trovi altri più sottili, ma che ai tuoi occhi sembrano ora enormi e inaccettabili. Ed ecco perché se la polizia non trova davanti a sé lo spacciatore o il terrorista che minaccia di far saltare una piazza con il suo zainetto, lo vedrà in te che magari hai superato i limiti di velocità, ma ai suoi occhi il tuo crimine è allo stesso modo grave in quel momento, proprio perché anche tu sei un puntino blu, pur avendo maggiori sfumature viola.